Ciao ragazze, bentornate. Video sui finiti del mese. Sono pochi prodotti, sono 5 prodotti. Iniziamo subito. Prima di tutti sono questi dischetti della Conad che ho acquistato all'incirca intorno ai 2 euro. Sono 70 dischetti, da una parte quella più rugosa a righine, dall'altra parte liscia. Mi sono trovata molto bene perché sono resistenti, fanno stendere bene il prodotto, eliminano bene il prodotto, soprattutto la parte rigata. È durato un bel po', all'incirca 2 mesi, considerando lo struccaggio ogni sera. È un prodotto comunque che vi consiglio. Il secondo prodotto è questo, Elisir Corpo Fresia dolce e intenso con vitamina E. È uno spray, ce n'è ancora un pochetto. Uno spray all'odore di fresia, quindi molto fiorito, molto fresco, rinfrescante appunto per il corpo, ma io l'ho utilizzato anche sui capelli. Lascia questa piacevole profumo di fresia appunto. Non so il prezzo perché è stato un regalo, ma lo consiglio. Se lo trovate in farmacia dell'Eufidra, ve lo consiglio vivamente. Abbiamo terminato questi 500 ml di prodotto, l'abbiamo utilizzato tutta la famiglia, quindi si è andato via nel giro di un mesetto. È un bagno multifunzionale all'aloe, a base di aloe, e si sente veramente mani, viso e corpo. Mi sono trovata abbastanza bene, fa una buona schiuma, pulisce a fondo, non disidrata la pelle, quindi la pelle si mantiene molto detersa perché appunto c'è dentro l'aloe barbarensis, quindi la rende molto morbida. L'unica cosa che a me non è piaciuta affatto è l'odore, perché sa proprio di profumo artificiale ed è per questo che non lo riacquisterò. Costa abbastanza poco, entro i 5 euro se non sbaglio. È un buon prodotto, una grande alternativa ai prodotti comuni del supermercato, ma appunto siccome l'odore è tipico di quelli al supermercato, preferisco evitare e acquistare altri tipi di prodotti. Mi è finito purtroppo questo meraviglioso detergente bio, detergente viso in gel della Nanique. Vi ho fatto un video di spacchettamento. È stato forse il miglior detergente che io abbia mai utilizzato. Pulisce a fondo, non secca la pelle, non brucia per niente gli occhi, addirittura spesse volte mi è entrato all'interno dell'occhio, ma assolutamente non brucia. Lascia la pelle bella pulita. Molto la grana molto più fine, è un prodotto eccezionale. Sicuramente al prossimo acquisto da Eccoverde lo metterò all'interno del carrello. Non costa neanche tantissimo, entro i 4 euro, 5 euro massimo. Sono 100 ml di prodotto e mi è durato all'incirca 2 mesetti, quindi assolutamente promosso. Boccia a pieni voti, ma proprio a pienissimi voti, questa matita dell'ultima collezione della Kiko, la numero 5. È una bellissima matita, non l'ho terminata, ma la butterò. Comunque la regalerò. E questa matita, ora il colore è un pochino falsato, è invece un viola, qua sembra proprio blu, ma è proprio viola viola, è lo 05, è un bellissimo colore, è favoloso veramente, ma brucia in una maniera incredibile gli occhi. Non appena io la metto, l'ho utilizzata dentro la rima dell'occhio e assolutamente bruciava tantissimo. L'ho utilizzata soltanto come esterna alla palpebra superiore e bruciava ugualmente. L'ho utilizzata come base da applicare poi sopra un ombretto, niente, idem la stessa cosa. Quindi assolutamente è bocciatissima questa matita ed è un peccato, mi è costata all'incirca 6 euro se non sbaglio. La durata qua mi dice addirittura 36 mesi. L'interno del prodotto mi sembra che non era neanche eccessivamente sgradevole, ma mi causa molta lacrimazione e bruciore, ed è per questo assolutamente che io non lo riacquisterò più. Niente ragazze, questi sono stati i miei prodotti terminati del mese. Spero di esservi stata utile in questa piccola recensione, di avervi un pochino incuriosito su alcuni prodotti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!